Uno scatto per salutare il ritorno del Piacenza in Lega Pro, una foto all'ombra del gotico che farà da sfondo alla campagna abbonamenti per la nuova stagione. La società ha invitato i tifosi a presentarsi in Piazza Cavalli con la maglia dei propri beniamini e non sono mancate le sorprese, come questo zaino. Tutte le maglie più importanti, secondo me. Tipo? Strop, Scienza, lo spareggio di Napoli. Tutte recuperate sul campo, quindi? Tutte sudate, solo su Sereni, che ha preso 9 con l'Inter a Milano. La tua preferita? Questa, l'ex portiere. E poi c'era una sorpresa, questo qui non la sa nessuno, lo svegliamo i piacentini. Guarda cosa c'era scritto. Grande Matteo, sei tu? No, no, è lui, se l'era scritto lui, in onore di Buffon quando aveva parato il rigore a Ronaldo. Piccolissimo tifoso. Piccolissima tifosa, si chiama Marta. Ha fatto 3 mesi il 7 di aprile, gli ho dedicato questo body in onore della promozione del Piacenza. Papà tifosissimo? Papà tifosissimo da quando sono nato, tifo solo Piacenza. Hai visto che tifosa? Una tifosa numero uno, Doc. Portata per l'occasione. Per, sicuramente. Ma il padrone è un tifoso storico? Io ormai avevo 15 anni, ho iniziato a calcare le gradinate dei Garilli e da lì... nel cuore, per tutta la vita. Che maglia avevi oggi? Oggi è una maglia dell'ultimo anno di Lega Pro, che praticamente quando siamo falliti, però io i 17 che eravamo a Carrara, e i giocatori erano 16, dunque una maglietta avanzata è caduta anche giù nel fossato, pensa a te, però sono riuscito a prenderla. Un'iniziativa che riporta la gente vicino all'ambiente Piacenza. Una foto che rimette i tifosi al centro del Piacenza Calcio, saranno loro i protagonisti insieme al nostro capitano Matteassi, che rappresenta il presente e il futuro, a Totò De Vitis, insomma, che ha rappresentato una bandiera incredibile del Piacenza Calcio, e soprattutto insieme ai bambini che rappresentano il nostro futuro. Intanto il campionato prosegue e il Piacenza si prepara ad ospitare il Seregno domani al Garilli alle 15. Noi ormai dobbiamo pensare a vivere partita dopo partita e cercare di vincerla per finire bene la stagione. Questa è l'unica partita che, diciamo, all'andata ha creato qualche problemino dal punto di vista, insomma, caratteriale. Poi la Coppa Italia non ha fatto altro che aumentare un po' questa rivalità. Insomma, quest'anno c'è stato l'unica squadra con cui abbiamo avuto qualche problemino il Seregno, ma cercheremo come cercheranno loro di vincere la partita senza pensare a queste cose che a noi possono solo danneggiare. Però credo che qualche stimolo in più questa partita, da quel punto di vista, lo possa portare.